Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come realizzare una torta moderna ma in maniera molto semplice. Questa torta la realizzo per chi è alle prime armi e vuole realizzare una torta moderna però utilizzando il metodo semplice. Quindi realizzeremo soltanto una mousse per tutta la nostra torta e andrò a mettere sotto uno strato di pan di Spagna. Vado ad elencarvi gli ingredienti. Avremo bisogno di 200 g di pasta di nocciole. La pasta di nocciole, ora vi spiego, si può acquistare solamente dai rivenditori di pasticcerie. Nella vostra città c'è un rivenditore per pasticcerie, potete andare là e prenderla. Ve la venderanno probabilmente solo su confezioni da 1 kg e 1 kg di pasta di nocciole costa circa 30-40 euro. Altrimenti, se non avete la pasta di nocciole e non volete comprarla, potete utilizzare benissimo della Nutella o crema di nocciole qualsiasi prendendola al supermercato. Poi avremo bisogno di 9 tuorli, 600 g di panna da montare, 105 g di zucchero, 3 cucchiai di acqua e 12 g di colla di pesce in fogli. Allora, in un pentolino come prima cosa vado a versare i miei 3 cucchiai di acqua insieme allo zucchero semolato. Andrò sul fuoco a far sciogliere questo composto e a farlo bollire, perché dovremo poi metterlo all'interno dei tuorli che staranno montando per fare una sorta di pastorizzazione dei tuorli. Quindi vado a mettere il pentolino sul fuoco. Mentre il nostro composto di zucchero e acqua sta sciogliendo nel fuoco, vado a mettere i miei tuorli all'interno della planetaria e inizio a montare i miei tuorli. Adesso vado a far montare i miei tuorli e piano piano a filo andrò a versarci il composto di acqua e zucchero che ho fatto bollire leggermente. Questo perché in questo modo faremo una sorta di pastorizzazione dei nostri tuorli. Ho messo da parte i tuorli montati e ora vado a semimontare la mia panna. Ora che la panna è semimontata, vado ad aggiungere la mia pasta di nocciole all'interno e continuo a montare fino a quando il composto non sarà completamente amalgamato. Abbiamo la ciotola della panna e della pasta di nocciole, la ciotola dei tuorli montati e la gelatina in ammollo in acqua fredda. Quindi vado a prendere qualche cucchiaiata di tuorli montati e la metto in un pentolino. Ora ci vado ad aggiungere all'interno la mia colla di pesce strizzata molto bene e vado a far sciogliere il composto a fuoco basso. Sciolta molto bene la gelatina, vado a rimettere il composto all'interno dei tuorli. E vado a mescolare. Ora vado ad inserire i miei tuorli montati all'interno della panna.
in più riprese. Ora io mi aiuto con una sac à poche per mettere la mousse all'interno in modo da far sì che i vari spazietti e le incanalature siano perfettamente ricoperte. Ho messo il pan di Spagna e ora vado a mettere la mia torta in congelatore. Tenetela per sicurezza una notte completa in congelatore e poi sarà pronta per essere estratta dallo stampo. Vado a spruzzare lo spray velluto, io lo userò in 3 colori e questo passaggio lo farò fuori casa perché lo spray velluto crea molta cappa appunto e poi vado a sporcare le varie superfici. Ho fatto un mix dei 3 spray velluto che vi ho fatto vedere precedentemente e il risultato è questo. Qua ho messo un po' di azzurro, viola, verde e ho fatto un mix. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Dopo aver decorato la torta in questo modo, potete conservarla in congelatore se non la mangiate subito, altrimenti la mettete in frigorifero e avrà bisogno di circa 10 ore per scongelare completamente e per essere mangiata. La torta contiene gelatina, quindi va conservata a una temperatura di frigorifero prima di mangiarla. Se invece la realizzate qualche giorno prima, la tirate fuori dal congelatore più o meno 10-15 ore prima di andarla ad assaggiare. Spero che il video vi sia stato utile e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace, fatemi capire che questa ricetta vi è piaciuta. Nel video ci sono altre ricette di questo genere, alcune leggermente più complicate, però se volete vederle ve le lascio qua sotto nell'info box. Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima torta moderna. Ciao a tutti!